Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del 17esimo episodio della quinta stagione di Once Upon a Time andati in onda ieri sera negli Stati Uniti. Allora, devo dire che è stato un bel episodio perché ci ha fornito degli spunti a mio parere molto interessanti, ma andiamo ad analizzarlo subito un po' meglio. Parto col dire che secondo me Gaston era veramente un gran figo, sicuramente molto più bello della versione disneyana di nostra memoria in cui era un cestapedali, ma questo ovviamente è un commento che lascia un po' il tempo che trova perché sappiamo quanto in Once Upon a Time i personaggi disneyani spesso vengano cambiati, talvolta in meglio, talvolta in peggio. La cosa più interessante di questo episodio è stata sicuramente l'approccio con il quale è stata affrontata la storyline che ha coinvolto Belle, Rumple e Gaston. Perché tramite questa storia sono stati espressi due concetti molto molto significativi nel modo giusto. Come ha detto Rumple, molto spesso il confine tra il bene e il male è molto labile ed è una semplice questione di punti di vista. Soprattutto quando ci sono in ballo cose così importanti da far sì che il fine giustifichi i mezzi, come ha dimostrato Belle sul fine che pur di proteggere se stessa, suo figlio e l'uomo che ama, ha finito anche lei col cedere verso l'oscurità. Tra l'altro ho apprezzato moltissimo che sia riuscita ad ammettere a se stessa che ha deciso di sposare Rumple, che ha deciso di stare accanto a lui proprio perché conosce la complessità della sua personalità, proprio perché sa che lui è capace nel bene o nel male di grandi gesti, sia d'amore che di grande oscurità, ed è proprio per questo che lei si è innamorata di lui. Amo sempre vedere quando i personaggi mostrano più sfumature della propria personalità, perché per quanto ci faccia male dover ammettere a noi stessi e agli altri che abbiamo dei punti oscuri, anche questi ci rendono più umani, ci rendono persone a 360 gradi, non personaggi. E quando in qualsiasi tipo di storia un personaggio va oltre diventando persona, secondo me si fa sempre un terno all'otto. E poi ho trovato perfetto il momento della lotta finale, che ha dimostrato per l'ennesima volta, se ce ne fosse ancora bisogno, il fatto che sia impossibile impedire a qualcuno di essere se stesso se non togliendogli questa possibilità con la forza. Infatti, così come Rumple non si è fermato fino alla fine, fino a che Belle con il pugnale gli ha di fatto impedito di portare a compimento ciò che si era proposto, allo stesso modo Gaston ha firmato la propria condanna perché non ha voluto rinunciare alla sua natura di mostro e quindi ha dato il tutto per tutto, finendo poi nel fiume delle anime per portare a compimento i suoi propositi di vendetta. Aspetti negativi: la stupidità di Emma che porta la madre e il fidanzato a rivivere nella realtà ciò che ha visto nell'incubo pur pensando che questo potrebbe portare alla morte della madre è inferiore soltanto alla cagneria della Morrison nel momento in cui Emma confessa agli altri di temere di aver deluso tutti. Veramente che amarezza, io non ce la posso fare. Tutte le volte in cui la Morrison deve fare delle scene drammatiche mi fa cadere le braccia e mi chiedo come sia possibile che sia la protagonista di uno show. Però c'è anche da dire che se dobbiamo parlare di intelligenza di personaggi, vedere Belle che continua a credere a Rumple, che le dice you can trust me e gli racconta del patto stretto con Ade non pensando che lui andrà sicuramente ad affrontare il nemico, e che poi non realizza che per come si è comportata l'accordo con Ade non è valido, veramente fa pensare che in un topo di biblioteca i neuroni forse non siano così funzionanti. Vabbè. Ah, poi la domanda sorge spontanea: sono io, nel momento in cui Selina ha detto a Regina che forse potrebbe essere solo lei la debolezza di Ade, ho pensato immediatamente alla Megara disneyana che rappresenta l'unica debolezza di Hercules? Cioè veramente questi collegamenti più o meno voluti secondo me sono favolosi. Insomma, secondo me questo episodio è stato molto carino. Ho visto dal promo che nel prossimo, oltre a Red che abbiamo visto sul finale, tornerà anche Mulan, perché ci saranno dei flashback che collegheranno questi due personaggi al destino di Dorothy, che come sappiamo si è intrecciato con quello di Selina, e non vedo l'ora perché ho shippato immediatamente la coppia Red Mulan al punto di vedere quasi uno spin-off per loro, e quindi rivederle insieme mi fa piacere, anche se ammetto che con tutti i personaggi morti che potremmo ritrovare nell'oltretomba forse alcuni collegamenti risultano un po' forzati. Ad ogni modo sono curiosa di vedere chi altro potremo incontrare di qui al finale di stagione, chi verrà salvato e chi no, e chi forse rimarrà, perché mi sembra davvero strano che nessuno faccia una brutta fine. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione. Vi lascio in info box oltre al link della mia pagina Facebook anche quello della pagina serie TV Inside, molto bello, andate a mettere il vostro like. Se questo video vi è piaciuto spolliciate verso l'alto, fatemi sapere come avete trovato questo episodio con un commento, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.